Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata ricca di argomenti, sorprese e novità. Partiamo da una rubrica fissa del venerdì, l'angolo del libro. Tada! E a tal proposito è con noi in studio lo storico Fabrizio Ricciardelli, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Autore del libro I Medici, il potere di una dinastia, senza dubbio quindi sulla dinastia che ha dominato Firenze. Come mai hai deciso di scrivere e trattare un tema così? Beh, una domanda molto larga che implica un'introduzione relativa al lavoro che svolgo. Io sono uno storico prestato all'amministrazione universitaria perché dirigo un programma universitario americano, nordamericano a Firenze. E all'interno di questo programma molti sono i corsi offerti, tra i quali ci sono i miei. Io sono uno storico di professione, per cui insegno la storia. Ho pubblicato qualche anno fa una breve storia di Firenze e è uno dei corsi che insegno. Il secondo, peraltro molto popolare, è un corso sui Medici. Non c'era un libro che, non dico soddisfacesse le mie esigenze, ma che trovasse, diciamo, riscontro nelle dinamiche didattiche dei corsi nordamericani, per cui ho deciso durante il lockdown di scriverlo. E così è andata. Io Qual è di l'intento solito... del libro? Ma l'intento del libro quindi è di raggiungere principalmente i miei studenti. E attraverso questo tipo di uditorio sono andato a tradurmi dall'inglese all'italiano, come è successo nella prima occasione della storia di Firenze, e sembra che il libro stia funzionando, quindi insomma, rileggendomi anche in italiano, devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Infatti ti sei rivolto al più largo pubblico, dalle scuole superiori alle università straniere, dai visitatori dei musei a tutti gli appassionati di storia. Sì, questo appunto è l'intento. Un libro direi, lo definirei di alta divulgazione, perché effettivamente le fonti sono comprovate, insomma, assolutamente approvate dagli storici ormai da anni, per cui il mio lavoro sostanzialmente di sintesi. Una sintesi abbastanza, come dire, piena di responsabilità, perché effettivamente sui Medici è stato scritto di tutto sostanzialmente, ma forse mancava un lavoro agile che però forse fosse basato e legato ai nodi fondamentali della storia della famiglia. Che ritroviamo all'interno del tuo libro, quindi. Che ritroviamo all'interno del mio libro, per cui io ho insistito moltissimo sul passaggio, per esempio, dalla fase repubblicana della storia di Firenze al momento in cui i Medici diventano effettivamente una dinastia, cioè negli anni 30 del Cinquecento. E molto spazio è dato, diciamo, alla parte quattrocentesca, quella cosmiana, quella ovviamente laurenziana in primis. Quali sono le figure più importanti di questa famiglia che ha dominato Firenze? Figure appunto che poi ritroveremo anche nel tuo libro. Sì, beh, sicuramente il genio della famiglia è Cosimo de' Medici, 1434-1464. Cosimo, peraltro, non è neanche il più ricco cittadino di Firenze, secondo il catasto del 1427, perché sono gli Strozzi e Pallastrozzi il più ricco, però Cosimo ha qualcosa in più rispetto agli altri cittadini della città, è capace di comunicare messaggi giusti, è capace di investire i denari e di spenderli virtuosamente. Questo è secondo me il grande segreto dei Medici, quello di essere stati dalle origini, dall'inizio, capaci di comunicare messaggi che funzionavano. Adottano per esempio dagli anni 90 del 300 il culto dei magi, che è un culto milanese che arriva a Firenze, e loro se ne fanno
promotori finanziando ogni attività legata. Grazie Fabrizio, fra l'altro dopo ti chiederò di leggerci un passaggio. Volentieri. Adesso parliamo di una fondazione molto importante, si chiama Fondazione Claudio Chai Ollus, a tal proposito è con noi in studio Francesco Chai, benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Sei un amico di Tada, ma per tutte quelle persone magari che si stanno sintonizzando con noi oggi per la prima volta, raccontaci di questa fondazione. Allora, la Fondazione Claudio Chai aiuta vittime di incidenti stradali o di infortuni sul lavoro. È nata nel 2014, porta il nome di mio padre, che è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale nel 2010 e per 3 anni e mezzo in seguito all'incidente è rimasto in vita in uno stato di minima coscienza. Tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare in quei 3 anni e mezzo ci hanno spinto poi a creare una fondazione per mettere le nostre conoscenze al servizio degli altri che all'improvviso si ritrovano in una situazione come quella che abbiamo vissuto noi. Quindi non solo bandi ma anche progetti. Quali sono i progetti che avete fatto in questi anni e le varie iniziative? Allora, appunto, la fondazione è nata nel 2014 e nel corso degli anni sono stati fatti tanti progetti. Tra i più belli ricordo Kalimala, Atelier del Tessuto, che è stato un progetto in cui abbiamo trasformato dei quadri di persone disabili in una linea di moda, per l'esattezza in dei foulard. E è stato un progetto che ha coinvolto varie realtà, ci sono stati dei laboratori in cui abbiamo incluso persone con disabilità e l'abbiamo fatti in più sedi dislocate nel territorio. È stato un progetto fatto anche in partnership con il Museo del Tessuto di Prato e ci ha dato grandissima soddisfazione. Un altro progetto grande che ha fatto la fondazione l'anno scorso è stata la campagna Sostieni un infermiere in partnership con la fondazione CR Firenze e in cui abbiamo aiutato tutti gli infermieri che venivano fuori regione in soccorso dei nostri ospedali fiorentini. È stato un crowdfunding che abbiamo fatto e in meno di 8 giorni abbiamo raccolto più di 55.000 euro che abbiamo poi donato a questi giovani infermieri che hanno lasciato tutto per venire ad aiutarci. E anche quest'anno avete dato vita a un bando molto importante che si chiama Hashtag C'hai un sogno. Avete anche giocato su questa parola? Sì, è stato un po' un gioco di parole con il nostro cognome e il bando C'hai un sogno, quest'anno è la terza edizione. Terza edizione, quindi voglio anche sapere come sono andate poi anche le altre edizioni, le precedenti. E appunto è un bando che nasce con l'intento di restituire alle persone che all'improvviso si sono viste togliere tutto, speranza e nuovi progetti. Sì. Ci ritorniamo dopo, perché questo è un tema molto importante, perché adesso una nuova rubrica del venerdì, Arte e dintorni. Ta-da! Mi trovo con la giornalista Anna Balzani, benvenuta, grazie per essere con noi. Grazie a te Carlotta. Sarai te a condurre ovviamente questa rubrica ogni venerdì, ma facciamo un passo alla volta. Spieghiamo prima a tutti i nostri telespettatori chi è Anna Balzani. Raccontaci e parlaci di te. Sì, ti ringrazio. Io ho sempre voluto fare la giornalista, avevo 12 anni e ricordo ancora questa forte aspirazione a scrivere. Era il mio sogno quindi di bambina e volevo scrivere e occuparmi di giornalismo occupandomi poi di un ambito molto preciso del giornalismo che è quello legato all'arte e legato alla cultura e naturalmente poi nel mio percorso formativo nel mio percorso professionale di studi dopo il trasferimento a Firenze ho intrapreso il percorso per diventare poi pubblicista e ho individuato un ambito che secondo me poteva essere approfondito proprio in ambito artistico e culturale legato anche alla lingua inglese. Quindi ho fondato un giornale che si chiama Florence Is You,
ed è un giornale che abbiamo anche qui in studio. È un giornale bilingue, italiano-inglese, che si occupa espressamente proprio di arte, di cultura del nostro territorio. Quindi è uno strumento informativo, sì. È uno strumento anche formativo perché è presente nelle scuole ed è un ambito, un contesto dove in italiano, in inglese, quindi ogni bimestre, pubblichiamo un giornale cartaceo che vuole raccontare e valorizzare quelle che sono le realtà artistiche del territorio, raccontandole attraverso la voce dei protagonisti, quindi attraverso la voce di coloro che fanno cultura del nostro territorio. Quindi troverete poi argomenti anche molto disparati. È un giornale settimanale? No, è un bimestrale. Allora, è un giornale che è online ed è il giornale anche cartaceo. Quindi abbiamo una duplice formula. Il giornale online viene aggiornato quasi quotidianamente, sempre anche questo in italiano e in inglese. Mentre la parte cartacea a cui tu facevi riferimento viene pubblicata ogni bimestre e quindi rappresenta e costituisce un approfondimento ulteriore, come un focus su alcune tematiche che si sviluppano in quel determinato periodo dell'anno. Quello che abbiamo quest'oggi con noi è infatti il numero che sarà in distribuzione fino a fine settembre e quindi è il numero, chiamiamo il summer issue, che ha caratterizzato tutto questo nostro periodo, che ha raccontato le iniziative, le ricorrenze, dando voce a coloro che a nostro avviso sono stati e sono i protagonisti di questo periodo. Non a caso c'è una bellissima intervista alla direttrice del Bargello, la dottoressa Paola D'Agostino, che poi, a cui è poi dedicata la cover, che ho intervistato proprio perché il museo che la dottoressa D'Agostino dirige era al centro anche delle celebrazioni dantesche, ospitava certamente la mostra più significativa che Firenze ha dedicato ai 700esimo anniversario della morte del poeta. E poi naturalmente troverai anche l'articolo della console americana, questo anche proprio in modo coerente con la prospettiva con la quale raccontiamo il territorio ai nostri lettori, quindi la readership non è costituita solamente dai cittadini italiani di lingua italiana, ma anche coloro che per motivi di studio, per motivi di lavoro si trovano a vivere anche per lungo tempo a Firenze e nella nostra città metropolitana o in Toscana. E quindi è importante anche una dare voce a chi poi per il proprio ruolo che ricopre rappresenta il punto di riferimento di questa comunità. Quindi Florence is you, le idee generano bellezza. Sì, perché questo è il payoff della nuova formula che poi abbiamo impostato da quest'anno. Perché secondo me, visto anche il periodo difficile che abbiamo attraversato e nel quale ancora ci troviamo e che ci auguriamo si possa superare entro breve, perché adesso è più di un anno e mezzo che, se ci pensi, anche il settore dell'arte e della cultura ha avuto una battuta d'arresto molto importante. Basti pensare non solo alla programmazione delle mostre, delle esposizioni, ma tutto il settore dei teatri, tutto l'ambito relativo anche alla programmazione sinfonica, musicale, le presentazioni. Tutto ciò ha avuto una battuta d'arresto significativa, grave, e quindi c'era anche bisogno di rilanciare in qualche modo, di tornare con un messaggio anche propositivo sul territorio. Grazie. Anna, dopo parleremo anche come nasce l'idea di questa rubrica, stai curando una mostra importantissima, ma adesso è il momento di un'altra rubrica del venerdì, Look da Star. Con un amico di Tadà non ha bisogno di presentazioni. Ciao, grazie, Roberto. Carlotta. Ciao Carlotta. Come buon stai? Pomeriggio. Come sono andate le vacanze? Molto bene, grazie. Molto bene, sì. Look da Star. Look da Star, come esatto. Mai? Perché? Sì, perché nasce tutto dalla curiosità. La curiosità di approfondire quelli che sono i look delle star. Queste sono le mie motivazioni per cui ho voluto fortemente questa rubrica. In...
parlaci appunto, dici tutto su questa rubrica che ci terrà compagnia esatto, tutti i venerdì. Tutti i venerdì, dal prossimo venerdì inizia Look da Star, una rubrica dove approfondirò quelli che sono stati i cambi look, insomma un percorso di tutta la carriera di star nazionali e internazionali, ma che però nel loro percorso hanno segnato un trend. E proprio su questo io mi fermerò analizzando quelli che sono stati i momenti più eclatanti e poi chiaramente decretando dei top e dei flop, dandole poi le giuste motivazioni. Una domanda: come nasce un top e come nasce un flop? Qua c'è uno studio dettagliato alle spalle, quello che si cela, no? Dietro un'immagine viene presentata al pubblico. Un top e un flop. Un flop è chiaramente a volte è voluto. Dietro si cerca sempre di raggiungere il top, quindi raggiungere l'immagine, l'esaltazione dell'artista affinché poi i rumor abbiano riscontro, quella di esaltare al meglio, ma a volte questo non è possibile, non ci si riesce. Allora una strategia inversa è quella proprio di studiare un flop, perché l'obiettivo è sempre uno, quello di far parlare. Nel bene e nel male l'importante è? È parlarne, Carlo. Sempre esatto. Così, vero Roberto? Assolutamente, sempre così. Infatti mi soffermerò proprio su queste trasformazioni, io sono Aestalis, ma mi piace molto analizzare quello che si nasconde alle spalle di questi look, proprio perché questi look hanno segnato un trend, che poi hanno stimolato la curiosità, e su questo poi li analizzerò con dettaglio. Cosa ci dovremo aspettare da questa rubrica? Soprattutto chi vedremo? Ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle, assolutamente. Ma chi vedremo? Soprattutto chi vedremo oggi, di chi parleremo? Oggi diciamo o non lo diciamo? Non lo diciamo, no Carletta, no. Non lo diciamo, no, però ci ha stupito così. Fortemente. Così lasciamo un pizzico di curiosità. Sì, ma ci ha stupito tanto, assolutamente, non ce l'aspettavamo. Come mai? Perché ha fatto un taglio drastico, ha fatto un taglio che dopo analizzerò nei dettagli e ci ha sorpreso, proprio appostato. Ma è bionda o è mora? È bionda, è bionda. È alta o meno alta? È alta, sì, è alta. È un'artista affermata, una presentatrice. Una presentatrice. Italiana. Italiana. Sì. Io sono curiosa però adesso. Sei curiosa, ma dovrai aspettare. Dovrò aspettare. Poco però. Sì, assolutamente, perché insomma dopo approfondiremo nei dettagli. Approfondiremo, non vedo l'ora, perché adesso invece è un altro momento speciale. Oggi ho il piacere di intervistare, pensate, un DJ di fama internazionale, sto parlando di Federico Scavo, grazie per essere con noi. Ciao, buonasera, grazie dell'invito Carlotta, grazie. DJ richiestissimo in Toscana, a livello nazionale, all'estero, e la tua professione inizia, pensate, nel 1991, quindi 30 anni fa, ma quando è che hai capito di voler diventare un DJ? Ma guarda, ho iniziato a mettere i dischi in vinile nel 1991 e ho fatto una festicciola tra amici per carnevale e lì ho capito subito che le persone che avevo davanti mi trasmettevano energia e quindi ho deciso di fare questo. Secondo me soprattutto ballavano. Sì, esatto. Molto spensieratamente ballavano, sì, esatto. E quindi hai iniziato questo, è iniziato come divertimento, giusto? Esatto. E poi ne è diventata una professione. Esatto, con tanta gavetta, perché nel 1991 la gavetta è importante. Sì, ho avuto la fortuna di praticamente assistere, se così si può dire, Claudio Mingardi, che è un DJ toscano, era un DJ toscano, ora ha cambiato lavoro purtroppo, e quindi gli facevo da assistente, mettevo i dischi un quarto d'ora prima delle sue serate e alla fine gli chiudevo la serata e da lì riuscivo a carpire un po' quelli che erano i trucchi del mestiere. Poi cosa è successo nel 1994? Nel 94, di pari passo al DJ, ho iniziato subito a fare produzioni discografiche e ho avuto la fortuna di vendere 400.000 copie in Canada e partire per un tour di un mese e mezzo laggiù. E quindi ho pensato che lì davvero era forse la mia strada. Ci parli anche di qualche tappa, delle più importanti? Allora, senza dubbio il locale che mi è rimasto nel cuore è il Pacià di Ibiza, che ho fatto 2 anni fa come apertura e chiusura della stagione,
e Ibiza lo sappiamo tutti che è il più importante palcoscenico a livello mondiale, e poi ce ne sono tantissimi, c'è Bali in Indonesia, piuttosto del Ministry of Sound di Londra, che è la Mecca, no? Per il DJ, quindi insomma sono stati locali importanti che mi hanno segnato parecchio. Tappe a breve più importanti? Tante, tantissime, anche perché io ti seguo su Instagram. Come ti troviamo? Ricordiamolo. Come Federico Scavo, infatti abbiamo postato una bellissima foto insieme prima. Seguitemi perché lì riesco veramente a comunicare con quello che è il mio pubblico. Mi piace molto far vedere anche l'aspetto, insomma, che c'è prima di una serata, la preparazione, la produzione e le produzioni discografiche che faccio in anteprima. E poi senza dubbio riesci a comunicare con la tua musica. Quella è la cosa più importante, la musica veramente non ha bisogno di parole, di colori e di razze, assolutamente unisce tutti. Linguaggio universale. Esatto, esattamente. Quindi torno da te fra poco perché sono ancora tantissime le cose da dire e da svelare, ma adesso un nuovissimo appuntamento del venerdì, del Talent di Tada. Linea alla nostra Ivana. Ta-da! Ta-da! Non sono Ivana. Scusate, ciao, Ivana, ciao Carlotta. Ma io Ivana non me la ricordavo. No, no, Ivana, cioè, ma come avevo già detto nell'ultima puntata della, cioè, della scorsa stagione, ho preso il suo posto, no, non è vero. E c'è Ivana che ha chiesto la 110 e quindi la stanno ristrutturando. Quindi arriverà appena sarà finita tutta quanta l'impalcatura. Ciao Carlotta, ben ritrovata. Ciao Regina. Ciao a tutti. In compagnia di un ospite davvero speciale. Scusa, no, stavo parlando. Dico, in compagnia di un ospite davvero speciale. Sì, adesso racconto tutto. Benvenuti a questa nuova rubrica che si chiama Pazzesco su Tada. Ed è veramente una cosa pazzeschissima, in quanto si occuperà di cercare e di scoprire nuovi talenti. Quindi chiunque di voi a casa si creda di essere un fantastico talento, ne sia convinto, magari ci crede, mandi i suoi dati alla mail, quindi tada, senza accento, @rtv38.com. Oggi abbiamo il primo talento ed è un talentissimo. E io quando ho visto la sua scheda sono rimasta scioccata. Ha 11 anni, viene da Cavriglia, non Caviglia come dicevo io prima, e si chiama Lorenzo Vasai. Ta-da! Ta-da! Ciao, benvenuto. Grazie. Come stai? Bene, benissimo. Come ti trovi? Benissimo. A tuo agio, bello, tranquillo, a ritmo. Casa. Hai visto? Ci hai visto? C'è veramente meraviglioso. Senti, allora, cominciamo con... Tu hai 11 anni. Sì. E cosa fai? Studi da privato, cioè a scuola? Io faccio... Raccontami di te. Allora, io ho frequentato quest'anno la quinta elementare, quindi... Com'è andata? Benissimo. Quindi quest'anno andrò in prima media. Accidenti, fantastico. Già. Bravo. Una nuova esperienza. Meraviglioso. Tu hai... tu praticamente, non lo so, a scuola come vai? Bene, sì? Sì, sì. Ce la fai a fare tutto due insieme? Sì. Teatro e scuola? Sì. Sì. Meno male, fantastico. Sì, sì, sì. Fidanzate? Buttiamola lì. No. Scegli la carriera? Sì, meglio. Bravo, meglio, fantastico, meglio. Meno male. Senti, so che tu sei iperattivo su YouTube. Sì. Iperattivo, ce l'attiti un po' ogni... Sì. Perché fa un video oggi e uno fra... due anni, quindi ne parliamo. Mette su TikTok tanta su roba. TikTok sì, una volta al giorno. Comunque è un social che uso spesso perché comunque penso che sia un'applicazione che mette insieme giovani, tutte le persone insieme, unite. Ah, fantastico. E cosa fai? Fai anche tu i balletti? No. Come fanno quei devastati mentali dei miei amici, no? No, io faccio più video comedy, comici che fanno divertire i bambini che guardano comunque i miei Quanti video. Quanti followers hai? Al momento su TikTok quasi 500. Salute, bravo! Senti, io sto vedendo delle foto di te che fai delle cose. Sì. Cioè, tu le stai vedendo? Sì. Ecco, sì, sì. Cioè, vuoi raccontarmele? Allora, sono foto della mia vita privata, tipo questa è una foto... Scusa, ti avventati della tua vita privata. Certo. Capito. Questa è la foto del mio primo giorno di scuola,
e sono passati 5 anni da quella foto, sono un po' cambiato, vero? Sì, vedo. Sei passato anche dalla fase ciuffo biondo. Sì, ciuffo biondo. C'è anche la barba adesso, visto. Sì, comunque è stata un'esperienza. Quindi quando è nata tua sorellina? Questa è la mia sorellina, sì, è una parte della mia famiglia e l'adoro, l'adoro. Però lei è un po' più calma di me. Lei è più, oddio, insomma, l'ho vista prima, insomma, devo insomma, dire. Sì. Poi vediamo altre foto, cosa abbiamo? Ah, e qui sei nella fase ciuffo biondo. Questa è la fase ciuffo biondo, era una fase in cui era un compleanno e tutti i bambini si truccavano da supereroi, le bambine da principessa. E tu messo la faccia nel colore, così quello che veniva. No, prima, no? ho detto come alla truccatrice, fammi diventare un panino. E quindi mi vedete truccato da panino. Senti, come vivono non dico la tua famiglia, ma tutti quanti i tuoi amici, questo tuo modo di essere? Perché non è una cosa normale, alcuni, un bimbo che fa tutto questo casino. Sono, perché io di casino trattasi. Ho tanti amici perché magari più calmi di me. Cioè vabbè, che, certo. Perché comunque, qui cosa sei, un Simpson? Sì, perché noi insieme alla mia famiglia ogni anno per carnevale ci travestiamo da qualcosa e quell'anno era proprio l'anno dei Simpson. Tutti. Mamma, papà, tu, sorellina. Mamma, papà, sorellina, zii. Nonni. Qua e qui invece. E questo è il periodo, buio della, il periodo della brutto tua, della mia vita. Della tua vita. Ho portato il coronavirus a tutta la mia famiglia. Ah, sei stato tu? Esatto. Capita, facendo questo lavoro può capitare. Esatto. Come è andata, bene, a posto, superata? Sì, fortunatamente sì, io ero asintomatico. Quindi. I miei genitori purtroppo hanno perso il gusto e quindi. Però io l'ho superata bene. Quindi per... ci sarà la tizia Daniele perché non possono mangiare niente delle cose che fai. Brutta male. Mangio io tranquillo. Senti, noi ora facciamo una pausa e si continua dopo con la tua vita professionale, ok? Ok. Perfetto. Carlotta, te la linea, io andrei avanti ore. A te Carlotta. Grazie Regina, hashtag vogliamo Lorenzo a Tadà tutti i venerdì. Pazzesco. Yeah, sono d'accordo. Comunque, come ogni giorno, spazio alla cucina ed è tornato a trovarci uno chef amico di Tadà. Ciao Daniele. Come state? Buonasera, buonasera, ripartiamo. Bene, dai, grazie. Ripartiamo. Te come stai? Com'è andata l'estate? Io abbastanza bene, non ho fatto ferie, ma insomma dai. Ah, sì, no, perché parete. Il brutto delle ferie è che le cominci poi le finisci. Non invece ti preoccupare, siamo in due. Poi capito, uno torna triste, no, invece io proprio non... No, a parte scherzi. Parliamo quest'anno di cose belle, cosa ci cucini oggi? Stasera facciamo delle pennette con della ricotta di pura pecora, della pancetta se mi rimane, perché Miami l'ha già mangiata penso più di metà. E se rimane e gli asparagi. Va. E gli asparagi, una cosina un pochino delicata, molto buona. Quindi sempre se rimane, non posizionare più Regina, sì, accanto, sì, alla cucina, sì, sì, sì. Fa anche di rima, ma la finite, va. Cioè, me ne è andata, Daniele, via una, me ne è tornata, ho già l'acquolina in bocca, sì. Bene, torno da te tra un po' e adesso l'angolo del libro. Quindi, torniamo a parlare dei medici. E, lo avete tradotto prima dall'inglese all'italiano, abbiamo parlato qual è l'intento del libro e adesso ci devi leggere un passaggio. Vabbè, ok. Anche perché penso che ascoltare l'autore del libro, leggere un passaggio, sia un momento magico. Allora, il libro è diviso in 15 capitoli, tendenzialmente è versato sulle biografie dei vari personaggi, evidentemente, della famiglia Medici, ma ci sono dei capitoli di raccordo. Il sesto capitolo ha un titolo, secondo me, abbastanza evocativo e interessante, il clan di San Lorenzo, ovviamente è una trasposizione di un titolo di un famoso film degli anni 70, però i Medici effettivamente sono un clan e creano proprio nella zona di San Lorenzo a Firenze il loro quartier generale. E l'incipit del capitolo è il seguente: all'inizio del 400 Firenze ha perso l'aspetto della città turrita
e le case torri di dantesca memoria sono progressivamente collegate l'una all'altra, formando una rete di solidarietà consortile che si esprime nelle corti dei palazzi, dove i parenti si incontrano per amministrare il patrimonio comune, discutere alleanze matrimoniali, riparare i danni causati dai figli meno fortunati. Si parla quindi in questo capitolo di quali sono le famiglie consorziate ai Medici, il clan di San Lorenzo, perché effettivamente le famiglie in questo periodo non sono soltanto famiglie, ma stanno diventando partiti politici. Quindi la forma è quella del clan, patrilinea evidentemente, e ai Medici sono collegate diverse famiglie, faccio l'esempio dei Martelli, faccio l'esempio dei Ciai, insomma tante famiglie che vengono come loro all'inizio del 1100 a Firenze dal Contado, che si insediano in quella parte di Firenze. I Medici sono bravissimi a creare questo network, come si direbbe in inglese, di sostenitori, e si forma effettivamente questo clan di San Lorenzo, e quella diventerà il nuovo cuore pulsante della città. San Marco diventerà la zona di partenza delle processioni, l'arrivo sarà nella piazza del Duomo, e lì passeranno carri, feste, giochi, insomma di tutte le attività di cui i medici saranno i promotori, e quindi diventa un po' il teatro, il palco dal quale parlare a tutta la città. Quindi che tipo di impatto hanno i Medici secondo te sulla società contemporanea? Ma questo è un valzer abbastanza lungo, però effettivamente se i Medici hanno insegnato qualcosa, lo insegnano le famiglie magnatizie americane della seconda metà dell'Ottocento. Mi vengono in mente i Frick, i Morgan, coloro che hanno fondato i grandi musei, insomma, nella East e nella West Coast americana. E poi abbiamo in Italia appunto gli Agnelli e tante altre famiglie, insomma, non soltanto quelle americane. Io credo che il segreto dei Medici sia quello di creare nel Rinascimento il concetto di mecenatismo all'ennesima potenza, cioè la capacità e la volontà di spendere denaro fatto con la mercatura, con la banca, eccetera, in maniera virtuosa. E questa è la grandezza dei Medici. Non è il primo libro realizzato, anzi. No, non è, io lo chiamerei un sequel dell'altro, perché come effettivamente. Come si chiama il primo? Il primo è Una breve storia di Firenze, Short History of Florence, anche quello in doppia lingua, perché appunto io lo adotto nei miei corsi in inglese, io ho questo, diciamo, doppio passaporto accademico. Con il quale hai deciso di parlare della città più bella del mondo. Vabbè, sì, effettivamente, sì, perché, insomma, e lì appunto si parla di Firenze dalle origini fino, mi fermo, agli anni 60 del Novecento, però insomma, all'interno di questo percorso ci sono evidentemente anche i Medici, ma questo appunto è concentrato proprio sulla famiglia. Grazie Fabrizio, magari dopo ci leggi un altro passaggio, anche volentieri, che è ricco di passaggi meravigliosi. Adesso torniamo a parlare invece della Fondazione Claudio Ciai Ollus con Francesco Ciai, e siamo rimasti al bando che avete ideato anche quest'anno, giunto alla terza edizione. Quindi come sta andando e poi anche come sono andati i precedenti? Allora, il bando si è chiuso a giugno e ora il 15 di settembre, che è l'undicesimo anniversario dell'incidente di mio padre, eleggeremo i vincitori della terza edizione di quest'anno. E le precedenti edizioni. Chi sono i vincitori invece dei bandi precedenti? Allora, del primo bando sono stati Federico e Antonella. Federico, che è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, ha la passione di cantare, è un bravissimo cantante e il suo sogno era quello di realizzare un videoclip che accompagnasse la sua canzone, e quindi lo abbiamo aiutato in questo. E tra l'altro, poco dopo della sua vincita del nostro bando, è andato appunto anche in una nota trasmissione su Canale 5 e si è classificato tra i finalisti, quindi è stata una grande soddisfazione anche per noi vedere questa crescita di Federico Martello. E l'altra vincitrice invece è stata Antonella, che aveva avuto un incidente stradale molto grave, che
appunto le ha riportato delle gravi disabilità e l'abbiamo aiutata ad acquistare una piattaforma elevatrice, un montascale, e così le abbiamo reso la possibilità di essere autonoma e indipendente nei suoi spostamenti. L'anno scorso invece i vincitori sono stati tre, e sono stati Ivan, che ha perso la vista a seguito di un incidente stradale, e lo abbiamo aiutato ad acquistare un ausilio che gli consente di tornare a riconoscere i colori. E poi abbiamo aiutato Ilenia a realizzare un cortometraggio che raccontasse la sua storia, e poi abbiamo aiutato Mark, che ha frequentato un corso di informatica per un inserimento lavorativo. Avete organizzato un evento importantissimo che si svolgerà a breve, esatto, il 15 settembre. E abbiamo questo evento che si terrà al Tepidarium del Roster, alla Serra del Giardino dell'Orticoltura di Firenze. E appunto il 15 settembre per noi è una data forte che insomma ci lascia sempre delle grandi emozioni, e abbiamo cercato però di convertire un po' la tristezza che viene da questo giorno in un messaggio di rinascita e di speranza, ed è per questo che tutti gli anni eleggiamo i vincitori del bando proprio in questa giornata. Hashtag c'hai un sogno on the road per l'acquisto di un pulmino attrezzato per disabili, come esatto, stavi questo, dicendo questo sì, è il nostro progetto del momento, perché prima dell'avvento del Covid avevamo sviluppato delle partnership con degli importanti musei fiorentini, tra cui anche il Museo degli Uffizi, in cui portavamo persone con disabilità a fare visite e percorsi museali gratuiti, e ovviamente poi con il Covid questa attività si è dovuta interrompere, però ci auguriamo di poter ripartire quanto prima, e finora ci siamo mossi con i nostri mezzi personali privati, quindi con le nostre auto, e quindi questi percorsi sono stati un po' limitati da questa cosa, e quindi con l'acquisto di questo pulmino potremo fare cose più grandi, ecco. Poi ci dirai quelle che sono le modalità per iscriversi, cosa prevede la serata, vogliamo sapere tutto, perché adesso arte dintorni. Rieccomi qua con Anna Balzani, giornalista. Sì. Allora, come nasce questa rubrica? Perché? Beh, come ti dicevo prima, probabilmente essendo giornalista capita di poi di essere invitati nelle iniziative e poi avere anche dei buoni rapporti con i colleghi, le persone che poi incontri per lavoro e con i quali per fortuna nasce anche un bellissimo dialogo, una volontà, anche uno spirito di collaborazione. Ed è stato proprio così con Diletta Bianchi, che è autrice di Tadà. Sì. E con Diletta è nato un bel rapporto di amicizia, oltre che di professionalità, ecco, il fatto che siamo colleghe. E naturalmente lei, sapendo di cosa mi occupo e conoscendo appenamente anche un po' il mio lavoro, le attività che svolgo, un giorno durante un nostro incontro, quindi in modo molto informale, mi ha detto: Anna, vorrei inserire all'interno della programmazione di Tadà uno spazio dedicato all'arte, dedicato alla cultura, perché non lo facciamo insieme? Ed eccoci qua, davvero, sì. Nasce Arte dintorni. In modo molto spontaneo, sì, cordiale. Quindi i temi che tratterai? Tratteremo, non solo. Certo, tratteremo, infatti, come giustamente la rubrica è Arte dintorni, proprio perché parleremo sia di arte ma di cultura del territorio, quindi in realtà è un ambito molto esteso che riguarda non solamente le mostre, le esposizioni, ma anche tutto quel complesso e variegato ambito di attività, di incontri, di iniziative che vengono realizzati proprio nell'ambito artistico e culturale a Firenze, ma anche in Toscana. E quindi la volontà di questa nostra rubrica è quello di dare voce ai protagonisti del territorio, che sono in prima fila, impegnati protagonisti proprio per... Quindi sono queste le finalità?
Beh sì, valorizzare quello che sono le maestranze del territorio, i contesti dove si fa arte, dove si fa cultura, dove si fa anche formazione, certo, nell'ambito della cultura, perché poi è molto importante anche tutto quell'ambito di istituzioni, di accademie, di attività dove si fa la formazione, dove si formano le persone che poi andranno a ricoprire degli incarichi, dei ruoli nell'ambito artistico e nell'ambito culturale, quindi in modo anche molto eterogeneo. E i nostri appuntamenti quindi si delineeranno in questo senso, perché andremo a casa loro in qualche modo, delle istituzioni, andremo a casa di fondazioni, racconteremo quali attività svolgono, quali sono le finalità con le quali nascono, per valorizzare quello che sono anche il nostro patrimonio del territorio, quindi le fondazioni, le scuole, le università, le accademie, i musei, intervisteremo coloro che ne sono i portavoce, coloro che ne sono i principali rappresentanti, per capire di cosa si stanno occupando, per capire anche, per raccontare in quel momento dove verte anche l'interesse in quel determinato periodo dell'anno sulle attività che sono in essere in città, per valorizzarle, per poterle divulgare ad un pubblico più esteso. Quindi anche la modalità con cui le faremo non è per addetti ai lavori, certamente con un linguaggio appropriato nei contesti corretti, ma anche con un linguaggio molto divulgativo, molto, molto chiaro, molto friendly, come direbbero, sì, gli studenti che poi leggono il mio giornale, dove insomma gli studenti delle università, e quindi lo faremo in questo modo proprio per rendere fruibili dei contenuti che talvolta possono indurre un certo, una certa distanza, ma invece è importante perché questi costituiscono un contesto nel quale ci sia poi un dibattito, dove ci sia un incontro, dove ci sia un dialogo, perché poi le mostre, le iniziative, perché si fanno? Si fanno perché per portare l'attenzione su delle tematiche, su dei valori anche di natura sociale, non solamente storica, artistica, culturale, ma anche per valore sociale, per valore civico. Quindi anche delle iniziative di cui ci occuperemo hanno anche questa valenza, e le iniziative che noi racconteremo hanno anche questa importante finalità. Ricopri diverse vesti, anche quella di curatrice di un'importantissima mostra. Dopo ne parliamo nei dettagli, però adesso, senza spoilerare troppo, è già stata inaugurata? Sì. Sì, sono qua in veste anche di curatrice, perché tu prima, quando mi chiedevi di cosa ti occupi, sì, io sono una giornalista, mi occupo quindi di comunicazione nell'ambito dell'arte e della cultura, nello specifico. Mi occupo anche di comunicazione in questo ambito, e organizzo mostre con realtà del territorio, con istituzioni, con accademie, in collaborazione, in partnership con delle realtà straniere, quindi realtà americane, russe, piuttosto che cinesi, varie nazionalità, quindi istituzioni che poi operano sul nostro territorio, che poi intendono realizzare delle iniziative, e io collaboro con loro anche nella gestione, per esempio, dei rapporti istituzionali, quindi della comunicazione istituzionale. In questo caso tu fai riferimento ad una mostra molto importante, è vero? Ma ne parliamo dopo, sì, e poi ci spiegherai perché, certo, è importante, certo, perché adesso è arrivato il momento di Look the Star. Ta-da! Finalmente, Roberto, ci siamo. Aspettavo, Carlotta, questo momento a gloria, perché, esatto, sveliamo la prima star. Esatto, di ci oggi ha stupito proprio pochi giorni fa, postando sul suo profilo Instagram una foto davvero inaspettata. Lei è Michelle Hunziker. Michelle Hunziker. Eh sì. Qua la vediamo in questa prima immagine, proprio agli esordi, agli albori, quando si è presentata al piccolo schermo, chiaramente qua bellissima ed è subito successo, però chiaramente qua, se facciamo un'analisi più attento, insomma, c'è qualcosa che purtroppo ancora non va. Perché? Perché lei si presenta con dei capelli bellissimi, ma con un colore un po' troppo dorato, un po' monotono rispetto a quello della sua pelle, quindi non crea contrasto. Chiaramente qua non è ancora l'apice del suo successo. Come vediamo poi nella prossima immagine, lei non ci ha mai abituato a grandi cambiamenti del suo look, ha semplicemente dato un taglio drastico sulla parte frontale, quindi creando una frangia, non cambiando ancora quello che è il suo colore, quindi ancora troppo dorato, troppo monotono, non dà luce, come vediamo da questa immagine, al suo viso, e una frangia troppo pesante.
Poi, chiaramente, inizia l'evoluzione, crea morbidezze, inizia un po' più luce... Un'altra. Esatto, verso il suo volto, ma ancora, secondo me, qua non siamo all'apice del suo successo per quanto riguarda il look. Quindi per voi che cos'è? Un top o un flop? Ecco, qua vediamo, da questa immagine invece iniziano i primi cambiamenti. Un flop? Quello di prima era un flop. Era un flop, Carlotta, sì, perché... I toni erano troppo similari, non davano contrasto. Qua inizia la prima trasformazione. Lei bellissima, anche struccata, però già con questa base naturale modifica già il suo biondo, lo rende più freddo e la luce prende vita nel suo volto. Eh sì. Vero? Eh sì, anche perché si vede molto più... le dà luminosità. Luminosità al volto. Sì. Nonostante... sia senza trucco, quindi e quindi il flop si sta trasformando in... Esatto, si sta trasformando in top. Esatto. Qua nel suo look i toni troppo caldi si spengono e questi toni un po' più svedish danno finalmente luce al suo volto, perché insomma lei ha un volto bellissimo, ma a volte i contrasti sono fondamentali per esaltare al massimo l'immagine. Dopo cosa parleremo? E qua poi chiaramente, ecco, come vediamo, lei finalmente cambia la frangia, la alleggerisce e vediamo come si apre il suo volto, allargando un po' la fronte, sfilando quelli che sono i suoi lineamenti. Questi toni un pochino più freddi danno veramente risalto a lei. Qua secondo me siamo negli anni del 2000 e la sua immagine arriva finalmente all'apice del successo. Come vediamo anche da questa immagine, lei è una semplicissima acconciatura e poi la rispecchia, perché lei è davvero un'artista a 360 gradi, molto semplice, però vediamo anche in una frangia così morbida, un po' a tendina, che è anche... Quindi quello che cambia non è il colore, ma non è il taglio. Anche il taglio, indubbiamente. Anche il taglio. Perché vediamo una frangia un po' più leggera su un volto ovale come il suo, l'allarga un po' di più. Ok, quindi, e poi... un'acconciatura molto semplice... qua ne esalta veramente al massimo, sì. Vedi che luce che ha nel volto, insomma. E queste sono immagini davvero belle di lei che finalmente arriva all'apice, insomma, della sua immagine. Poi ci sono altre immagini dove altre la ritraggono. Esatto, diciamo. Esatto, sì, sì. Ma sì, sì. Aspetta, ma le mostriamo adesso o le mostriamo dopo? Le immagini ti voglio illustrare e sarà poi la trasformazione che lei ha postato e ci ha stupito, perché lei l'ha definita in un modo particolare: i grandi cambiamenti si fanno in silenzio, e lei l'ha fatto. Io sono tanto curiosa, sicuramente anche chi ci sta ascoltando, però sai cosa devono fare? Devono aspettare la seconda parte di Tada, perché noi adesso andiamo in pubblicità, ma restate con noi perché torniamo subito, ovviamente. A dopo! Eccoci qua, e come vi state rendendo conto sono tantissimi gli argomenti, le novità, le sorprese, ma insomma non mi posso distrarre un attimo, perché Regina va in cucina a mangiare in continuazione e Daniele sta prendendo il caffè toscano, beccato! Non mi posso distrarre un secondo, il caffè toscano è mio. Non potevo fare, cioè era dall'anno scorso, non lo prendevo, lo puntavo, ho detto alla fine mi faccio un caffè, ma avete beccato subito. Va bene, dai Daniele, con te ora lo prendo, divido. Io lo prendo, davvero. Va bene, lo grazie. Divido. Buono, vero? Sì, molto buono, se no... cioè. Ma adesso torniamo a parlare del DJ di fama internazionale, Federico Scavo. Sono ancora tante le cose che devo chiederti. Da questa, quali sono i retroscena del tuo lavoro? Anche perché sembra tutto bello, ma cosa c'è realmente dietro? C'è tanto sacrificio, tanta passione, più che altro, perché una serata parte da circa 2-3 mesi prima dell'evento stesso. Praticamente c'è una preparazione di booking, di gestione della serata, dal viaggio agli spostamenti, perché d'estate poi io riesco a fare circa 50 date da giugno a agosto. Accidenti. E quindi ogni giorno sei in una nazione diversa, addirittura in un paese diverso, quindi finisci di suonare alle 5 del mattino e il pomeriggio già devi essere già
in un'altra location, quindi questo implica avere tante persone che lavorano per me. Dietro il mio nome un c'è un grande team, una vera e propria azienda, sì, infatti dei nomi, circa 6 persone. E anche dei ringraziamenti, no? Certo, assolutamente, c'è la mia compagna che mi cura tutto il booking, Fabrizio che è il mio angelo custode, poi c'è insomma chi mi cura il discorso fotografico per i contenuti da mettere sui social, piuttosto che il mio tecnico di studio, insomma ci sono veramente tante persone. Quindi un team che è come una famiglia ed è anche la tua famiglia. Esatto. Sei dimenticato di salutare Brian, tuo figlio di 7 anni, che in questo momento sicuramente ci sta guardando. Sì, sì. E chissà cosa farà, se farà il DJ anche lui, non lo so. Volevo chiederti infatti questa cosa, secondo te? Secondo me no, perché non gli piace la mia musica, quindi davvero? Incredibilmente sì. Quindi però, non si sa cosa farà, vedremo. Piace sicuramente a tantissime altre persone. Bene, sì. Sei un musicista autodidatta. Esatto. Significa che hai imparato da solo a suonare. Che strumenti? Esatto, la batteria in primis, ma poi anche la tastiera in studio. Praticamente tutti i brani che faccio suono quasi tutto io, e diciamo grazie anche a mio papà che è stato un musicista, quindi è tuttora un musicista. Anche lui suonava pianoforte, suonava negli anni 60 in un gruppo, e quindi insomma mi ha attaccato un po' lui la passione per la musica. Quali sono i progetti futuri? Ci anticipi qualcosa senza spoilerare troppo? Senza spoilerare più di tanto. Ma sicuramente la discoteca già prima del Covid aveva bisogno di qualcosa di diverso, di un'emozione diversa. Sto preparando delle serate, le volevo fare in occasione dei miei 30 anni, appunto quest'anno. Volevo fare delle serate speciali che portino le persone a emozionarsi, non solo a livello musicale, ma anche a livello visivo. Quindi, insomma, ci sto lavorando su, magari presto vi farò sapere ancora. A livello visivo che significa? Tipo? Tipo proiezioni. Puoi fare qualche esempio? Sì, proiezioni, praticamente mappature 3D, in maniera che le persone riescano a interagire con lo spettacolo. Una di queste serate sarà organizzata qua a Firenze, comunque sia in Toscana. Chi lo sa, vuoi sapere troppo? Sì, perché voglio partecipare, ovviamente. Vedremo, vedremo, sarai invitata sicuramente. Quindi torno da te tra un po', va bene Federico? Okay. Grazie, e adesso... Regina, sei pronta? Assolutamente sì, rieccoci col pazzesco! Perché? Pazzesco. Ta-da! Pazzesco! Allora, intanto volevo ricordare che chiunque a casa voglia venire qua per far vedere il proprio talento può scrivere a ta-da, senza accento, @rtv38.com. Torniamo a parlare con Lorenzo Vasai. Non sto mangiando, non diciamo cose, però Carlotta, assaggio. Non è mangiare, assaggio. Sì. Controllo. Metti che va male, la roba, che ne sai. Non c'è, lascia perdere. Allora, eccoci qua. Parliamo della vita lavorativa. Tu, allora, subito, appena nato, teatro. Sì. Praticamente a 2 anni. A 2 anni ho fatto il mio primo spettacolo. E ero dove l'hai fatto? Ero in vacanza. Ero in vacanza, ho fatto questo spettacolino in cui facevo la mela, un piccolo sketch. E quando mi hanno applaudito perché ero il più piccolo, sono subito corso da mio babbo a dirgli: babbo, babbo, mi piacciono tanto gli applausi. Ecco, una tragedia per tutti, questo lo sappiamo. Dopodiché passiamo a una cosa fantastica che hai fatto in TV con Bisio. Con Claudio Bisio. Ecco la foto. Era appunto. Era raccontalo. Kids Got Talent. Era Kids Got Talent, ok. Un programma televisivo nel quale c'erano i bambini e si esibivano. E tu cosa facevi? Io ho fatto il provino per esibirmi. E invece? Però per la mia parlantina sono stato preso come opinionista. Fantastico. Visto che non era una gara, c'erano gli opinionisti che commentavano le esibizioni. Tu come sei stato, bravo o cattivo? Bravo, penso bravo. Non tipo la Maionchi, cattivissima. No, la Maionchi. No, ok. La Maionchi no. Dopodiché passiamo a questa fantastica challenge che hai fatto su Boeing. Su Boeing. Com'è andata? Boeing Challenge insieme a mia mamma. Ah, ok, fantastico. Era insieme a mia mamma, era un programma di famiglie che erano contro e sono arrivato secondo.
Meraviglioso. E è stato un programma tanto divertente, mi sono divertita tantissimo. È stato proprio bello. E poi dopo veniamo al 2021, dove hai partecipato a questo fantastico concorso, questo contest per artisti al Festival di San Giovanni Valdarno. Sì. Dove ti sei piazzato? Al secondo posto. Anche al secondo posto. Al secondo posto. Soffri un po' del il secondo posto. Il mio numero preferito è il 2. No, il mio primo preferito è 1 in assoluto, non c'è posto. Forse è quello. Ah, c'è la foto con Carla Fracci. L'ho conosciuta anch'io. Davvero? Carla Fracci, sì, meravigliosa. Io prima la imitavo. Dai. E quindi so tipo fare un po'. Virginia Raffaele. Esatto, okay. Infatti prima c'era la sua foto. Virginia anche l'ho incontrata e per me è sempre stato un mito. E infatti quando l'ho incontrato ero tanto emozionato. E incontrare anche Carla Fracci, che purtroppo se n'è andata quest'anno e mi è dispiaciuto tantissimo. Sì, idem. Perché per me è stata una persona fantastica. No, tanta roba, bravo. Parliamo infatti di questo tuo spettacolo che hai fatto a San Giovanni Valdarno. Sì, assolutamente. Dove l'anno prossimo dovrei arrivare primo, mi spiace. Non hai modo di primo niente. Prima. Quindi l'hai scritto e l'hai diretto tu? Sì, in camera mia ho preso foglio e penna e ho iniziato. Anche autore? Sì. Ma veramente, questo bambino è pazzesco. Cioè, c'è da mettere in borsa. In borsa. C'è un vero talento, bravo. E di cosa parla? Non puoi parlarmene. È vero. Perché dobbiamo. perché dopo lo fai. È vero, sorpresa. Sorpresa. E questa foto invece che cos'è? Questa foto è stato il mio primo spettacolo con gli adulti nel 2020 e è Macbeth, un brano di Shakespeare. Accidenti. Uno spettacolo. Quindi da grande cosa vorresti fare? È attore, conduttore, comunque lavorare nel mondo dello spettacolo. L'applauso vogliamo farglielo, io vorrei farglielo direttamente l'applauso. Bravissimo. Senti, io sinceramente altre cose, non lo so, tipo film, vorresti fare un film? Sì, tantissimo. Ci hai mai provato? Il cinema? Eh sì, ogni volta che esce un provino io mi butto. Ah sì? Mm-hmm. Dove sei andato già a farli? A fare film? Ah, ho fatto una miniserie TV. Ecco, vedi che sono cose una che miniserie non TV mi dici. Che però non è mai andata in onda. Ah, ok, ti capisco, anch'io l'ho fatto una cosa del genere. Zero. Non è mai andata in onda, era una serie toscana in cui ero insieme a un attore toscano, Pietro Torricelli, e insieme io ero il suo fratello e dovevo trovare moglie a mio fratello. E non è andata. Non è andata, non è mai stata mandata in onda. Vabbè, non è male perché io... Speriamo. Ma siamo sicuri che ha soli 10 anni? Ma è quello che mi sto domandando, non è che è tipo di quelli da diversamente alti. Poi siamo attenti, Regina, perché vuole rubarci il mestiere, se continua così. Guarda, non riesce, è un problema, che tanto deve sopportare. Se si vuole rubare il mio, è un problema tutto. Senti, ma parlami di Grimilde, invece. Ah, Grimilde è stato il mio primo personaggino che facevo in casa. Grimilde, io fin da piccolo ho sempre adorato i cattivi Disney. È vero, questa cosa qua dei cattivi, l'ho vista nei tuoi video. Sì, i cattivi sono sempre stati, non lo so perché, ma le principesse, i principi, non mi sono mai piaciuti. Sì, vabbè, fa tanto, c'è una canzone che io faccio, vabbè, dice fan tanto le... Cioè, fa tanto le preziose, ma poi lasciamo perdere. E quindi ti piacciono i cattivi? Sì, infatti, anche la passione dell'imitazione, io mi mettevo e quindi anche un coso delle mollette, me lo mettevo in testa e imitavo la regina cattiva di Biancaneve. Fantastico. E cioè, invece Jafar no. Jafar mi piacevano più i cattivi, le streghe, che ah, i stregoni. Ah, ok, perfetto. Senti, noi ci vediamo dopo quando farai l'esibizione. Volentieri. Ok, a te Carlotta. Grazie Regina e complimenti a Lorenzo che riesce a far ridere tutti qua in studio. E adesso? Avanti a ore, vai. Adesso l'angolo del libro. Allora Fabrizio, dove siamo rimasti? Storico innanzitutto, scrittore, lo ripetiamo un'altra volta. Ci devi leggere un altro passaggio del libro. Volentieri. 1, 2, 3, 4. Ma guarda, mi ha colpito molto la storia dei figli di Cosimo I de' Medici, prima Francesco, poi Ferdinando,
che seguono in qualche modo la traccia del padre nel creare una città ideale, appunto un piccolo centro toscano, secondo me meraviglioso, che è Livorno. In realtà nel tardo medioevo non esiste, è un piccolo porto di pochissima importanza, soffocato dalla potenza di Pisa. In realtà la visione di Cosimo è quella di creare una città ideale, e effettivamente Livorno è una città meravigliosa, con un porto straordinario. E quindi, seguendo il solco tracciato dal padre, nel giro di 20 anni Ferdinando trasforma Livorno da un piccolo castello, che nel 1590 conta solo qualche centinaio di anime, in un centro urbano cosmopolita di 6.000 abitanti, che poco prima della metà del Seicento raggiungerà addirittura le 12.000 unità. Quindi in qualche modo i Medici sono capaci di creare questa città ideale che raccoglierà le sinergie da tutta l'Europa, fondamentalmente la creerà come un porto internazionale. Se pensiamo che nel Seicento Livorno ha una vocazione così internazionale che raggiunge il Brasile, importa la canna da zucchero sistematicamente in tutta la Toscana e ne fa risorsa. Quindi in qualche modo da un piccolo centro, la visione di Cosimo prima negli anni 40 del Cinquecento aveva già pensato a questa cosa, poi i figli la mettono in pratica e si trasforma questo piccolo centro in un centro meraviglioso nella città di Livorno che oggi tutti noi conosciamo. Ma lo sai che mi hai davvero incuriosita? Mi piacerebbe leggerlo. Ma io te lo regalo. Davvero? Sì, questo è per te. Allora lo leggerò sicuramente. Volentieri. E adesso voglio sapere anche quelli che sono i progetti futuri. Ma sai, quando finisci un libro è difficile pensarne subito un altro, però ti posso dire che ho un sogno nel cassetto, che è quello di scrivere prima o poi un libro di testo per le scuole. Mi piacerebbe tantissimo fare un triennio per le scuole superiori italiane, che andasse dal 1000 fino ai giorni nostri. Non so se avrò la forza di farlo, ma credo che ci proverò. L'importante è iniziare. Assolutamente. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Inizierò da stasera a leggere I Medici. Dove si può trovare questo meraviglioso libro? Ma in tutte le librerie, a Firenze mi sono ricomprato, all'IBS, a Feltrinelli, insomma, ovunque. E anche nelle Ipercop, devo dire. Inizierai i tuoi prossimi progetti e poi tornerai qua a parlarne. Contaci. Grazie mille, Fabrizio. E adesso torniamo a parlare della Fondazione Claudio Ciai Onlus con Francesco Ciai. Siamo rimasti all'evento di beneficenza in programma il 15 di settembre. Sì. Quindi fra poco. Come si fa per iscriverci? Allora, chi volesse partecipare, tra l'altro aspetto anche te Carlotta. Certo, non mancherò. può contattarci sui social della Fondazione, quindi Instagram o Facebook Fondazione Claudio Ciai. Può scrivere una mail a fondazione@claudiociai.com e può appunto aderire alla serata. Abbiamo aperto anche una raccolta fondi su Facebook. Molto importante, infatti, perché la serata serve per l'acquisto di un pulmino attrezzato per disabili. Esattamente, quindi volendo le persone possono acquistare biglietti anche facendo una donazione sulla raccolta fondi attiva, oppure chi non può partecipare può comunque lasciare un contributo per l'acquisto di questo pulmino. L'evento si chiama Ciai, un sogno on the road. Esatto. E la domanda che ti faccio è questa: cosa prevede la serata? Allora, durante la serata ci saranno degli intrattenimenti musicali a cura del pianista e compositore Fabrizio Mocata, e poi abbiamo un duo speciale che viene da Roma, sono i Pancake Drawer. La cantante è una mia amica e l'ho fortemente voluta, è Lulu Rimmel, che soffre della sindrome delle ossa di cristallo da quando è nata, e per me era importante averla in questa serata perché uno degli obiettivi della nostra fondazione è proprio quello di sdoganare la visione della disabilità, perché appunto nel 2021 la disabilità non può essere ancora vista come un limite. E lo abbiamo visto bene anche nelle Paralimpiadi di questo periodo. Sì. E quindi ecco, è importante lanciare dei segnali forti e andare veramente verso il futuro. E in più ci sarà un buffet servito a cura del ristorante Cuculia di Firenze.
vi trovate, immagino, su Instagram, su Facebook, come vi trovano? Esatto, Fondazione Claudio Sciai, in entrambi i social e niente, se siete liberi venite all'evento, è un'occasione per conoscersi, per stare insieme e per fare del bene alla nostra comunità. Ripetiamolo, 15 settembre, dove? Al Tepidarium del Roster, al Giardino dell'Orticoltura, Firenze. L'importante è iscriversi. Assolutamente sì, soprattutto ora per tutta la normativa Covid è importante che tutti gli ingressi siano rendicontati, quindi chiediamo appunto di contattarci in anticipo per questo. Quindi grazie Francesco per essere stato qua con noi. Grazie a voi Carlotta. E adesso di nuovo il momento di Look the Star. Dove siamo rimasti? Siamo arrivati al momento, Carlotta. Del l'immagine, top. L'immagine, esatto, assolutamente super top. Dopo i flop. Flop, no? Ci sono lei, i assolutamente top, super top. Sì, ci ha stupito tutti, come dicevamo prima, con insomma, uno dei suoi ultimi post di pochi giorni fa. Insomma, lei, Michelle Hunziker, ci ha sorpreso tutti perché in questo post lei lo ha commentato dicendo i grandi cambiamenti si fanno in silenzio e beh, lei lo ha fatto perché non ce l'aspettavamo, ha dato un taglio drastico. No. Sì, ai suoi capelli, come vediamo da questa immagine, ci ha davvero sorpresi, Quindi un long bob decisamente di moda, da un volume un po' inaspettato perché lei insomma di solito porta dei capelli sempre molto lisci, molto piatti, quindi un ondulato destrutturato, molto naturale che la rispecchia insomma. Posso lei dire una molto cosa? Molto bella e semplice, certo. I veri cambiamenti si fanno in silenzio e si parte sempre dai capelli. Sì, è che poi c'è un aspetto, Carlotta, psicologico perché insomma è una donna quando taglia i capelli, Occhio, state attenti. Secondo me lei, Michelle, con questo cambiamento ha voluto lasciare alle spalle un po' quell'aria da fanciulla, no? Che l'ha sempre caratterizzata negli anni. Qua, secondo me, la vediamo in un grandissimo top, però in versione più donna. Quindi la preferisci? Preferisci sì, una Michelle con i capelli più una corti? Una Michelle più matura. Sì, più matura. Rispecchia sempre quella sua aria semplice, no? Perché lei è molto sorridente, solare, gioiosa, e poi chiaramente la caratterizzazione dei dettagli di moda, la radice più scura, con queste mesh sempre dalle tonalità fredde, come vediamo qua mantiene questo tono dandogli molta luce al suo viso. Insomma, un look molto semplice, un make-up altrettanto, che dire, qui siamo davanti a un super top. E quindi ben venga il caschetto. Sì, ben venga il caschetto, insomma. Nel corso della tua rubrica ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle, infatti l'appuntamento è per venerdì prossimo, tutti i venerdì, con Look the Star, una star. Però, ci devi anticipare qualcosa? No. Sì. No. Sì. Carlotta, no. Sì. Non cedo, dovete seguirci. Lo so, ma sicuramente ci seguiranno, ma qualche nome... Io non c'è. Dai, ecco. Spaziamo nell'ultimo secolo. Spaziamo nell'ultimo secolo, però artisti davvero molto interessanti che hanno segnato un trend, quindi un'impronta davvero curiosa nell'immaginario collettivo. La rubrica andrà in onda registrata. Sarà registrata. Però ogni tanto verrai qua a trovarmi in studio. Ma certo, te lo prometto. Va bene, volentieri. Roberto. Quindi seguite la rubrica di Roberto in onda dal prossimo venerdì. Look the Star. Esatto, per tanti top e flop da top commentare insieme. E flop, ma adesso passiamo a un top con un grande DJ di fama internazionale, Federico Scavo, torno da te. Ecco, quindi, dove siamo rimasti? Voglio sapere tutto. Hai anche un tuo studio di registrazione. Esatto, appunto sono riuscito a creare questa struttura di 180 metri quadri nel mio paese Fucecchio e non sono riuscito ancora a inaugurarlo perché abbiamo avuto questo stop tremendo per la pandemia, lo farò a breve, però è già operativo e ho già fatto diverse produzioni discografiche e diciamo che
Oltre il mio studio è un po' un pensatoio, no? Per me, riesco a radunare tutti i miei collaboratori, riesco a fare dei live streaming che in questo periodo sono andati molto di moda, non potendo lavorare in discoteca, insomma ho fatto dei DJ set live su Facebook e su altri social, e poi diciamo che anche scuola di DJ, ho voluto chiudere dentro questo studio tutti i miei 30 anni di esperienza e metterli in questa struttura che appunto è già operativa. Progetti recenti e futuri, voglio sapere tutto. Allora, recenti, purtroppo quest'anno è stato un po' limitativo per me, perché le discoteche tuttora non sono aperte, quindi faccio sì delle serate, ma con distanziamento, e le persone che assistono appunto alle mie serate devono stare a sedere, purtroppo, e questa è una cosa assurda per il discorso delle discoteche, perché appunto è un luogo di aggregazione dove le persone stanno insieme, c'è anche un contatto, quindi insomma è stato un po' per me un anno un po' da dimenticare. Per fortuna ho avuto lo studio, sono stato impegnato in tante produzioni discografiche che usciranno a breve, e serate ti posso dire nell'imminente, la prossima settimana sarò a Pescara a fare una domenica pomeriggio in uno stabilimento balneare, la chiusura della stagione, siamo un po' in fondo a quello che è l'estate purtroppo, però assolutamente penso fine mese di rifare tappa al Deloge, appunto per coronare questa stupenda stagione di questo locale a Piazzale Michelangelo, che ha fatto parlare veramente tutta l'Italia, e farò l'ultimo giovedì, che non so se sarà il 23 o il 30, ancora dobbiamo decidere la data, però sicuramente ci verrai a trovare. Il tuo lavoro nasce grazie alla passione che hai per la musica, ma insomma ne avrai anche altre di passioni. Ma diciamo di sì, la musica è la cosa principale, però io sono flippato per il motorsport, infatti sono anche pilota, corro sia sul kart che in auto, e quindi insomma sono anche passionista di auto sportive, quindi sono proprio flippato su questo mondo che alla fine trasmette energia, no? Adrenalina, quindi come per la musica anche per l'automobilismo e il motorsport in generale mi dà questa sensazione positiva. Tifosissimo dell'Empoli, la squadra ha festeggiato, esatto, non solo il centenario ma anche il ritorno in massima serie, e in quel giorno di festeggiamenti chi c'era a farli ballare al Castellani? Esatto, in maniera molto contenuta abbiamo fatto una piccola festa con DJ set, con tutti i giocatori e la società. Ho avuto l'onore di mettere i dischi per la promozione in Serie A dell'Empoli, domani l'andrò a vedere, colgo l'occasione per fare l'augurio a Rebecca, che è la vicepresidente che Rebecca oggi compie gli anni. Rebecca Corsi, sì, tanti auguri. Rebecca Corsi, tanti auguri, e sicuramente Empoli è una realtà che insomma ci sta sorprendendo con anche l'ultimo risultato. Con la vittoria che ha fatto della Juve, con la Juve. Assolutamente, domani andiamo a tifare, assolutamente. Quindi ricordiamo come possono continuare a saper tutto sulle tue serate tramite i tuoi account Instagram, sì, anche Facebook. Esatto, sì sì, su Facebook ho circa 105.000 follower, quindi e su Instagram 45.000 credo, e quindi posto sempre tutti i giorni quello che sono i miei eventi, ma anche quello che è la mia vita, no, di tutti i giorni. Faccio vedere quello che voglio, ovviamente, però infatti insomma, io vedere ti seguo abbastanza. Super volentieri. Bene, 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 grazie. Quindi in bocca al lupo per tutto, Federico. Grazie, grazie, in bocca al lupo a te e per la tua professione che è splendida. Grazie Federico, a presto, mi grazie. Raccomando. Grazie. E adesso, di nuovo, arte e dintorni. Anna Balzani, eccoci di nuovo. Sei qua oggi anche in veste di curatrice di un'importantissima mostra che è già stata inaugurata. Sì, proprio questi Raccontaci giorni. Tutto. Sì, ti ringrazio per parlare di questa mostra, perché è molto importante, perché è la prima iniziativa che si realizza in presenza all'Accademia delle Arti del Disegno. L'Accademia delle Arti del Disegno è un'istituzione antichissima fiorentina, è stata fondata proprio dai Medici, da Cosimo I, nel 1563,
su ispirazione di Giorgio Vasari, quindi ha un'istituzione con una lunga storia prestigiosa. E era prevista questa mossa dal titolo Beyond Abstraction, quindi oltre l'astrazione, dell'artista Liu Yuzhou, di cui io sono curatrice. Quindi ho organizzato questa mostra in Accademia, e che era prevista in realtà nel giugno del 2020 e che poi evidentemente è stata sospesa, non si è realizzata proprio perché non era possibile realizzare delle iniziative in presenza. È stata poi ricalendarizzata, così si dice quando una mostra viene posposta, doveva esserci sempre nell'ottobre del 2020, anche lì non è stato possibile, eravamo in piena seconda ondata, e poi quindi è stata calendarizzata nel marzo 2021 e ancora era prematuro, e si è finalmente inaugurata il 7 settembre 2021, quindi pochi giorni fa. La mostra è visitabile in via Ricasoli al numero 68, proprio nella sala delle esposizioni dell'Accademia delle Arti del Disegno, ed è visitabile dal primo di settembre, ma abbiamo inaugurato la mostra il 7 per un motivo molto preciso, perché questa mostra ha visto il primo artista di nazionalità cinese tornare a Firenze, quindi un artista straniero cinese che torna appositamente a Firenze per l'inaugurazione della sua mostra. È la prima iniziativa con la quale l'Accademia delle Arti del Disegno riprende in presenza le sue esposizioni, ed è stato scelto il 7 perché è un'iniziativa talmente importante che ha visto la partecipazione anche da parte del consolato cinese, quindi della regione toscana, del comune di Firenze, e quindi per garantire anche la presenza dei rappresentanti dell'assessore Tommaso Sacchi e della presidente Cristina Giachi, che presiede la commissione cultura del Consiglio regionale della Toscana, la rappresentanza diplomatica del consolato, la signora In Cui, che ha rappresentato la Repubblica Popolare Cinese in questa occasione, poi l'artista, perché non era scontato che l'artista potesse venire, arrivare a Firenze per la sua mostra, perché ha ricoperto nella sua lunga carriera dei prestigiosi incarichi, e personalità come lui naturalmente devono avere dei permessi un po' speciali anche per muoversi, quindi la sua presenza a Firenze non era affatto scontata. Ma lui ci teneva molto ad essere qui, non è la sua prima mostra a Firenze, perché già abbiamo realizzato una mostra insieme, anzi due, questa è la terza a cui lavoriamo insieme, sempre a Firenze, nel 2016. Ed è un artista da un percorso straordinario, molto importante a livello internazionale. Ha fatto, ti dico solamente questo, nel 2015 una sua mostra personale al British Museum, invitato dalla British e dal Parlamento britannico in occasione dello storico incontro che c'è stato proprio nel 2015 tra il Premier Xi Jinping e Elisabetta II. Accidenti. E due opere della sua produzione sono entrate nella collezione sia del British che del Parlamento britannico. Quindi un artista che ha fatto mostre anche al Museo delle Arti Decorative a Parigi, piuttosto che al Centre Pompidou, anche in America. Quindi un percorso è molto, molto prestigioso, molto importante. Lui ci teneva molto a tornare a Firenze per questa mostra, perché ha un fortissimo legame con la nostra città, e anche questo ha una valenza, io credo, simbolica importante nell'ambito della cultura, perché testimonia ulteriormente quanto la nostra città sia in grado di attrarre artisti da tutto il mondo, appassionati d'arte, che poi il mondo si muove per venire a Firenze, per visitare la Toscana, sì, per questa grandissima capacità d'attrazione del nostro patrimonio. Quindi lui ci teneva, è la sua prima mostra internazionale, il primo viaggio che fa all'estero dalla Cina per tornare qui per la sua iniziativa e per tornare a Firenze. Anna, ci spieghi anche che cos'è la Fondazione Spadolini? Sì, perché della mostra parleremo più esaurientemente nel nostro prossimo appuntamento, ma un'altra puntata la dedicheremo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, quindi l'appuntamento successivo. È una delle più importanti fondazioni in Italia e all'estero, naturalmente intitolata a Giovanni Spadolini, un grande fiorentino, primo ministro, fondatore del Ministero della Cultura, quindi lui è stato il primo ministro della cultura, grande giornalista, grande direttore storico del Corriere della Sera, grande rappresentante delle istituzioni, e si è inaugurata, è ancora quindi visitabile. Parleremo della mostra dedicata proprio all'antologia, perché quest'anno è anche una ricorrenza importante per il gabinetto letterario scientifico Vessé, perché nel 1821 è stato istituito ed è stata anche fondata da Giovan Pietro Vessé la rivista Antologia,
che dopo 200 anni è ancora viva, vivace e pubblicata proprio dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia. C'è una mostra allestita nelle sale della biblioteca della Fondazione. Noi insieme al presidente Cosimo Ceccuti la visiteremo e racconteremo, condivideremo con il pubblico l'importanza. Prima parlavamo del valore storico, del valore civico, del valore sociale delle iniziative di cui parliamo, questa lo è certamente, quindi sarà un appuntamento importante, sarà proprio il presidente che ci racconterà i presupposti su cui si fonda questa iniziativa, che è organizzata dalla Fondazione insieme al Gabinetto Letterario Vessier, che ha sede a Palazzo Strozzi a Firenze, e quindi insieme a lui ripercorreremo delle tappe così importanti per la Fondazione ma anche per l'Italia, perché l'antologia ha accompagnato attraverso i temi di quali si è occupata, dico anche uno che mi sta molto a cuore, che è quello dell'istruzione delle donne, cioè tu considera che nasce nel 1821, quindi nasce in quel momento storico di passaggio anche tra l'illuminismo e il romanticismo, quando iniziano anche a veramente a consolidarsi, a prendere sempre più forma e spazio delle idee rivoluzionarie che hanno portato poi tanti cambiamenti. Sull'antologia si parlava di questo, ci scriveva Leopardi, piuttosto che era un grande frequentatore del Gabinetto Letterario Manzoni, si sono incontrati proprio nella prima sede dell'istituto, che era Palazzo Buondelmonte in Piazza Santa Trinita, vicino proprio via Tornabuoni. Ma Mazzini, un giovane Mazzini, ha scritto sulle pagine dell'antologia, quindi sono tantissime le cose di cui parlare per ripercorrere anche quella che è la nostra memoria storica e anche il valore che questo ha ancora oggi. Forse a maggior ragione in momenti come questi c'è bisogno di rimpossessarci, di portare l'attenzione su quelli che sono anche i valori fondanti della nostra Repubblica, della nostra democrazia, e mostre come questa certamente sono foriere proprio di questo messaggio, quindi per questo è importante parlarne, lo faremo. E magari ne riparleremo subito il prossimo venerdì, perché con la tua rubrica Arte dintorni ci terrai compagnia tutti i venerdì. Sì, saremo insieme qui in studio, delle volte invece ci collegheremo dall'esterno, perché andremo proprio a casa, per così dire, delle istituzioni, dei rappresentanti nelle sedi delle loro realtà naturalmente che presiedono, e quindi racconteremo queste iniziative in studio insieme. Beh, di cosa parleremo con Anna? Lo scoprirete solo tadando, ma adesso godetevi questa esibizione con Pazzesco. Ta-da! Ta-da! Eccomi qua di nuovo. Mi hanno chiesto di parlare piano, ma io sono abituata a correre, a fare tutto più veloce, quindi ci provo. Allora, grazie Carlotta per la linea. Allora, ora è giunto il momento per far vedere cosa sa fare Lorenzo, quindi il nostro talento. Quindi, signore e signori, vi presento Lorenzo Vasai. Un applauso! Triste sabato sera in lockdown. Fuori piove. La pizza che vi hanno portato era fredda e la birra calda. Il gatto vi ha appena vomitato sul tappeto e in casa il wifi non funziona. La depressione è dietro l'angolo. Vi gettate malinconici sul divano. Accendete la TV e sul Rai 1 il presidente del Consiglio vi spiega che dovrete restare chiusi in casa ancora per un mese. Non ce la fate più. Disperati, cambiate canale e... Buonasera. Questa è la storia di Piero. Piero vive a Palermo da 53 anni e all'età di 18 conosce Angela. Piero e Angela si fidanzano, si sposano, ma un giorno lei si innamora di Matteo e fugge di casa.
Piero non l'ha mai dimenticata. Da quel giorno sono passati 198 anni. Guardiamo la consegna della busta. Buonasera signora Maria, sono a Mondello, in provincia di Mondello, e oggi siamo qui per consegnare la busta alla signora Angela. Buonasera signora Angela, penso di avere una consegna per lei da parte della signora Maria De Filippi. Di lei sappiamo che abita a Mondello e che non ce n'è Covid. Alla fine diciamo sempre una cosa, c'è posta per te. Gualberto, la signora Angela ha accettato? La signora Angela ha accettato ed è qui con noi. Buongiorno da Mondello. Grazie, grazie di avermi chiamata, sono molto emozionata. Ma chi è che mi cerca, Barbara? Maria, non sarà mica Matteo, te lo ricordi Matteo, Barbara? Maria, ci hanno fatto pure i souvenir. Dammi la mascherina, amore! Angela! Angela! Ma dov'eri finita? Ti guardo sempre in televisione da Mara Venier. Ho la casa piena dei tuoi souvenir. Mi manchi, mi manchi. Lascia a Matteo e torna da me. Apro. Barbara. Signora Venier. No, Maria, Maria. A settembre, Piero, torno a casa. Bravissimo! Bravissimo. Vieni qua. Lorenzo, vieni qua. Bravo! Grazie! Figurati, c'è ancora pezzi di parrucca in giro. Sì. Bravo! Io volevo fare i complimenti anche a tutti quelli che ti stanno dietro, che ti seguono. Bene, come la vivi questa cosa? Come la vivi col fatto che ti aiutano tutti quanti? Sì, io mi metto le parrucche velocissimo, devo cambiarmi. Vanno pettinate le parrucche, ricordo, guarda. Imparano. Quindi grazie ancora! A te! Ci vediamo presto. Certo. Ciao, tesoro, bacio. Applauso ancora, applauso! Devi darmi il microfono, no, me lo stanno portando. Ora, scusa, l'ho mandato io perché tocca a me. Sì. Lasciami. Ah, no, cosa devo fare? Cantare. Adesso? No, perché no, vuoi mangiare? Ho mandato via lui perché tocca a me adesso. Adesso mi esibisco io. Volevo dirti una cosa. In quanto non talento. Volevo dirti una cosa. Per fortuna lui ha intervistato te. Perché? Cioè, hai paura? Sì. E invece è divertente, è meraviglioso. È un bravissimo, è un talento. È un vero talento. Quindi è proprio bello trovarne. È fantastico. Io volevo fare un pezzo dedicato a Amy Winehouse, che il 23 luglio. C'è stato il decimo anniversario della sua scomparsa e quindi volevo dedicarvelo. Ovviamente non sono come Ivana che canto dal vivo, se volete si può fare, ma ve lo sconsiglio se vogliamo perdere gli ascolti. Quindi canta come vuoi, l'importante vai, scendi, è me. Andale, via, su. Vado via. Grazie. Vado via. Vai regia. La regina, uguale. He left no time to
se ci stava. Detta da sola, cantata, ballata e suonata da sola. Complimenti. Grazie, visto come canto bene. Da quanti anni è che canti? Beh, allora non scherzare, perché io da quando ero bambina, cioè, ero la voce solista, la voce bianca del coro della chiesa. Poi da un giorno, già dalla domenica al martedì, è cambiata la voce. Ma così, perché, licenziato il mercoledì, sono cresciuta. Sono stata quella che si chiama sviluppo. Non so se tu sei alta ancora così. Lo sviluppo devi ancora farlo. Però nello sviluppo, noi maschietti, capita qualcosa. Io la domenica voce bianca, martedì licenziato, perché è successa questa cosa. Quindi da lì in poi è stato. Poi vabbè, metti la vita dissoluta. Non è vero, c'è la voce, non ce l'ho da cantante, cioè, non l'ho mai comunque curata. Comunque, detto questo, noi siamo sempre alla ricerca di talenti. Di grandi talenti. Sai cosa devono fare? Scrivere una mail a dada, senza l'accento sulla A, chiocciola rtv38.com. Ce l'ho fatta? Ce l'hai fatta, e l'abbiamo Regina? Puntata, l'abbiamo fatta volare. Com'è andata? A me lo chiedi, devo chiederlo io a voi. Io terrorizzata perché sono svegliata stamattina alle 6. Con l'ansia, quindi benissimo, sono contento anche di Lorenzo, se n'è già andato, dove è andato? Lorenzo, vieni Lorenzo. Qua. Lorenzo, o come dicevano tutti, da. Vieni qua in mezzo, dai. Complimenti, su. Grazie. Bravissimo, ma ancora bravissimo. Grazie. Mi raccomando, credi in te stesso e vai avanti. Quindi certo. Il sogno nel cassetto, grandi... diventare un conduttore. Un conduttore, ma non vi ruberò mai il posto. No. Io tanto sarò promessa. Già morta, va bene, quando arriverai tu sarò già cenere, quindi... Quindi c'è oltre la foto di Calafraci anche con Regina Maieni. Certo. Bellissimo. Quindi, adesso... Diamo appuntamento a... No! Sai cosa succede? Cosa? C'è la torta? No. La torta? Che ne so, ci sta. C'è anche la torta di là. Perché oggi è il compleanno del nostro zio, che compie 60 anni. Tanti auguri! Auguri, zio! Camera mia di RTV38, noi gli vogliamo tutti tanto bene, oggi compie 60 anni. Ma oltre alla torta c'è anche la cucina. Voi dovete seguirmi. Tenno, io ti lascio andato. Qui, va bene? Qui al centro dello studio del teatro. Se sbagli una sola cosa, come la volta scorsa, vado io dalla prossima, te lo dico. No, perché dovete sapere... Quanti chili di burro avevi messo? L'ultima volta? Eh sì, faccio sempre dei macelli. Vabbè, ma io lo ammetto, non ma so si cucinare. Senta, guarda me, guarda il cuoco, vero cuoco? Siamo pronti in cucina? La pagante buona, sì, sappilo. Ripetiamo quale sarà la ricetta di quest'oggi? Certo. Pennette, asparagi, pancetta e ricotta. Quella poca pancetta è rimasta perché... Quindi, noi siamo pronti. Io adesso mi trasferisco in cucina. L'ho già mangiata. E voi dovete riseguire da... Da lunedì. Sempre alle 17:15, mentre con Regina, che vi farà compagnia anche il prossimo venerdì. Sì, se non finiscono l'impalcatura a Ivana, speriamo, con la 110 è un casino, dalle fondamenta devono cominciare. Il prossimo venerdì ci sarò sempre io con un nuovo talento, quindi mi raccomando. Possiamo anticipare qualcosa sul nuovo talento? No, non so nulla, quindi. Non so nulla. Non so nulla io. È tutta una sorpresa. All'oscuro di tutto. Come non sapevo che, vedete, cioè oggi ero sola, quindi sono sempre all'oscuro di tutto. Scopriranno tutto? E chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà, come si dice. Scoprirete tutto tadando. Ciao a tutti, ciao Lorenzo. In cucina, ciao. Ci vediamo lunedì sempre alle 17:15, puntuali come sempre. Ciao, seguitemi, ciao. Cucina, cucina, cucina.